Tutti sappiamo che da poco è venuto a mancare Franco Battiato. Franco Battiato non è solo stato un musicista, un cantante, per peggio dire, è stato proprio un artista tutto tondo, un poeta. Ha scritto dei capolavori della musica e della poesia che rimarranno indelebili non solo nell'arte italiana, ma proprio nell'arte mondiale. Infatti è notizia anche di qualche giorno che l'account Spotify di Franco Battiato sia letteralmente esploso. Appena dopo la sua morte, il suo account ha avuto un'esplosione di circa l'800% di ascolti, finendo addirittura nella viral 50 o viral 50 italiana, con una marea di pezzi, tra cui La Cura. Leggendo appunto un articolo su Rockall, dove spiega appunto questa situazione dell'esplosione di Franco Battiato, spiega proprio così: come ogni venerdì, quindi dal 21 maggio, la Federazione Italiana Musicale, quindi la FIMI italiana, ha reso disponibile la classifica degli album e dei singoli più ascoltati nella settimana, quindi dal 14 al 20 maggio. E il disco più ascoltato e acquistato di Franco Battiato è Le Nostre Anime, che non è altro che una raccolta pubblicata nel 2015. Ma se andiamo più nello specifico e andiamo a vedere soprattutto le canzoni che sono state più ascoltate, nella top 200 di Spotify, quindi relativa sempre alla settimana del 14 al 21, troviamo La Cura appunto di Battiato al numero 52, alla posizione numero 52, con più di 650.000 ascolti. Poi c'è Voglio Vederti Danzare al 132esimo posto con quasi 400.000 ascolti e Ti Vengo a Cercare. In pratica stanno ascoltando tutti le canzoni più famose di Franco Battiato. Invece nella viral 50, come vi dicevo prima, ce ne sono tantissime. Andiamo a vederla adesso online. Nella viral 50 troviamo al sesto posto La Cura di Battiato, dentro il disco L'Imboscata. Poi addirittura scendendo ancora giù al numero 13 e Ti Vengo a Cercare, Stagione dell'Amore al numero 16, Voglio Vederti Danzare al numero 17, Centro di Gravità Permanente numero 21, Prospettiva Nevsky al numero 28, al numero 30 Summer on a Solitary Beach, Cucurù Cucù, poi abbiamo L'Animale, Sentimento Nuovo, e scendendo ancora al numero 44 L'Era del Cinghiale Bianco. In pratica gli utenti di Spotify in questo momento stanno solamente ascoltando Battiato. Battiato è stato il primo artista con il disco La Voce del Padrone a vendere più di 1 milione di copie. Se andiamo a vedere su Discogs invece, per chi non sapesse cos'è Discogs, è un sito dove si acquistano e si vendono CD, vinili, musicassette, tutto ciò che riguarda la musica. Andando a vedere La Voce del Padrone dell'81, cliccando su e andando a vedere quanto costano i vinili di Franco Battiato attualmente, c'è al primo posto come prezzo più basso un disco che costa 49,90 euro con spedizione 58,90 euro, fino ad arrivare al prezzo più alto che costa più di 600 euro. Stiamo parlando di un disco che ha venduto più di 1 milione di copie, quindi non è che di copie ce ne sono poche, ce ne sono tantissime, solamente che non capisco il motivo per cui bisogna fare una rivalutazione così incredibilmente alta. D'accordo che l'artista ne vale, e su questo sono, nel senso, vale la musica che c'è all'interno, ma non è una scusa per poter alzare il prezzo di un supporto fisico a questo livello. Tutto questo per dire cosa? Per quanto mi riguarda, è difficile trovare la bella musica che ci piace. Nel momento in cui un artista viene a mancare, l'audience, grazie ai media, aumenta sempre di più, quindi si arriva a più persone quasi contemporaneamente. Ne parlano telegiornali, ne parlano radio. Secondo me è giusto anche rivalutare gli artisti non solo post morte. La rivalutazione post morte più famosa della storia, per dire, è quella di Van Gogh. Van Gogh, quando era in vita, non se lo a nessuno. Solo dopo la morte i quadri di Van Gogh sono arrivati a prezzi esageratissimi e poi tutti quanti hanno iniziato a comprare Van Gogh, a vedere i quadri di Van Gogh. In pratica hanno scoperto l'artista che era Van Gogh esclusivamente dopo la morte. Quindi la mia domanda è: perché tutto questo? E voi mi direte: tu non l'hai mai fatto? Sì, è vero, l'ho fatto anch'io, solamente che cerco di essere più attento, perché non mi piace rimpiangere il fatto che un artista adesso non ci sia più e quindi che non ci sia più la possibilità di, magari adesso che c'è possibilità magari di andare live, di vedere qualche concerto, quindi non andare più ad ascoltare un artista live. È importante anche che un artista venga valutato durante tutta la sua vita.
Scrivimi qui sotto se hai ascoltato un artista e hai fatto più attenzione all'artista solo dopo la sua scomparsa. Non vuole essere un video cattivo, un video diciamo che va a puntare il dito su determinati comportamenti, però sarebbe anche bello valutare un artista durante tutta la sua vita. Scrivimi qui sotto anche quali possono essere i motivi che inducono la gente a scoprire un artista esclusivamente dopo la sua, appunto, la sua scomparsa. E niente ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, ti chiedo di lasciarmi un like qui sotto per supportare il mio canale, queste tipologie di video. Qui sotto sempre ti lascio il mio profilo di Spotify, dove ci sono tutte le playlist che faccio per tutti i video che ci sono appunto sul mio canale. Se sei capitato per puro caso, ti chiedo di iscriverti al mio canale e di attivare la campanellina per rimanere aggiornato su tutti i video che faccio e che farò prossimamente. E niente ragazzi, questo video è finito, noi ci vediamo alla prossima. Ciao 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 ciao!